Ciao amici, benvenuti nel canale se siete nuovi o bentornati. Io sono Maui e come sempre nel mio canale trattiamo principalmente di Genshin Impact, Honkai Star Rail e tutti i vari giochi di casa Hoyoverse, ma anche di tantissimo altro, giochi Nintendo, giochi cosi, giochi gacha, veramente tantissime cose differenti. E oggi siamo qua con il nostro appuntamento dello scopriamo un nuovo gioco insieme. Quello che vi porto oggi è una demo di un gioco che uscirà durante il 2024 che si chiama Critter Crops, che è un misto fra un cozy game con un'avventura, un po' di storia. Al momento esiste soltanto in inglese ed è disponibile soltanto la demo. Il gioco effettivo uscirà durante l'arco del 2024. Però visto che mi ispirava molto lo stile, perché è molto minimal ma allo stesso tempo dà un sacco di vibes da cozy game più autunnale in realtà che primaverile, però non è che potevamo aspettare l'autunno per provarlo. Quindi insomma, oggi ci facciamo appunto il first try su questo giochino e poi questo ci permetterà di capire se il gioco comunque ci interesserà o meno. Se lo volete per registrare nella vostra wishlist di Steam, io vi lascio il link qua nel box per andare direttamente alla pagina per aggiungere alla vostra wishlist se avete una wishlist piena di giochi così come me. La mia è molto piena e nel 2024 ne arriveranno tantissimi, quindi sono alquanto disperata, non so voi. E niente raga, io adesso vi auguro buona visione, vediamo com'è questo gioco, nemmeno io l'ho ancora provato, quindi non so niente. Se siete nuovi vi invito a iscrivervi al canale per sapere sempre quando ci sono i video attivando la campanellina e passate a seguirmi in live sul sito Viola, dove sarò tutti i giorni in live dalle 14 e su tutti gli altri social per essere aggiornati tra Instagram eccetera eccetera. Mi raccomando, anche per supportare il canale mi interessa tantissimo. Detto questo, andiamo a provarci Critter Crops. Ed eccoci qua, sulla schermata iniziale di Critter Crops, il gioco che proveremo oggi. Come potete vedere e soprattutto ascoltare, c'è delle vibes molto halloweenesche. A me ricorda molto Halloween questa musica, non so perché. Fatemi sapere se anche per voi è lo stesso, perché magari sono fisime mie. E come potete vedere abbiamo la nostra protagonista distesa in un campo con un sacco di animaletti carinissimi intorno. E non lo so, Pokémon vibes, cute, non lo so, veramente adorabile. Questa è una demo del gioco, quindi il gioco, come vi dicevo prima, non è ancora uscito. Uscirà durante il 2024 e vedrete lo stile è molto minimal. Si nota per esempio il fatto, guardate come sono composte le sue mani. Così. E quindi insomma, adesso comunque lo vedete poi nelle ambientazioni e tutto. Però insomma ero curiosissima di provarlo insieme, quindi io direi di iniziare ufficialmente. Allora, new game, ci siamo, è in inglese, quindi dovremo un attimo capirci qualcosa insieme. Ok, questa è la nostra protagonista che arriva su un battellino a un porto. Il gioco è compatibile anche con controller, quindi adesso faremo anche il testing di se effettivamente mi worka col controller. Eccoci qua, ok, questa è Moomurtown, non posso crederci di avercela finalmente fatta. Anche se questo posto ha sicuramente visto giorni migliori. La voce è tipo Animal Crossing. Oh mio Dio, adoro Animal Crossing vibes con la voce. This is my new home now. Quindi questa è la mia nuova casa. Sicuramente meglio della mia vecchia casa con tutte quelle cacciatrici di strega. Quindi noi probabilmente siamo una strega. Ok. Ok, dovrei andare a fondare le Mallory Mansion e start getting settled, quindi sistemarmi. Vediamo se col controller, confermo col controller si muove, se no con il classico WASD immagino. Esatto, esatto, guardate che carino. Io vi posso dire, nonostante magari sia meno dettagliato rispetto a altre tipologie di giochi a cui gioco, ok, così si aprono le impostazioni, c'è il salvataggio, chiudi i settings, ok, sto provando un po' di tasti, mi piace veramente tantissimo lo stile, è veramente adorabile. Allora, tra l'altro qua ci sono dei fiori che brillano, quindi non so se ci possiamo interagire in qualche modo, vediamo se ci clicco o no, per ora dobbiamo semplicemente andare alla mansion, quindi vediamo un po'. Press E. Cosa succede se premiamo E? Ah, questo è il negozio più grande della zona, ok. Proseguiamo, proseguiamo. Immagino bisognerà salire da qualche parte qua. Altri cespugli che brillano, sicuramente sono collezionabili. Probabilmente dobbiamo andare qui. Credo. Ma questo che cos'è? Ma che paura. Press E. Esatto, sembra che tutto intorno a me mi stia osservando. Anche questa scatola strana che ha questi occhi. Siamo abbastanza inquietate, sì. È qui che dobbiamo andare? Oh, questo posto è veramente interessante. Hello, c'è qualcuno? Hello?
Ok, quindi non possiamo nemmeno entrare. Devo trovare qualcosa to sustain until I can get the horse open. Quindi devo cercare un'altra parte dove stare. Boh, questo edificio forse è più carino. Vediamo se ci fanno entrare qua. Critter in the barn. Ah no, qua è dove si vende roba fondamentalmente, quindi niente. Questo sembra tipo degli annunci, come quando, che ne so, in un classico Hay Day, gioco mobile, non so se ci avete presente, prendevate e posizionavate lì i vostri ordini pronti e li piazzavate. Qui c'è un campo, immagino questi saranno coltivabili. Oh, potrebbe essere questa la nostra casetta? Oh, questa, certo, è chiusa. Quindi anche questa è chiusa. Find a way to open the inn. E come, noi, come la apriamo? Vediamo un po' se troviamo un modo attorno per aprirla. Tra l'altro c'è tipo un menu. Voglio provare un attimo a cliccare i tasti su tastiera per vedere se c'è un menu. Vedere tipo missioni. Ok, questo è l'inventario. Quindi con Jay si apre l'inventario. Ecco la nostra missione. See if you can find a key to the inn anywhere. Quindi, ok. Track. Così almeno ce l'abbiamo segnata. Forse c'è qualcosa nella piazza che ci manca. Allora, scendiamo giù. Perché poi alla fine qua siamo andati via abbastanza veloci. Ah, guarda, c'è uno zaino con cui posso interagire. E ha lasciato lo zaino qui. È abbastanza spaventata da questo posto. Ok, un notebook, qualche seme e una chiave! Ce l'abbiamo! Oddio, hello! Benvenuta a Murmur Town. Siamo veramente felici che tu sia arrivata qua, in sicurezza. Come potrai aver visto, la cosa, appunto, la tua mansion, la tua casa è chiusa. Ok. La chiave nella borsa, puoi entrare appunto nella mansion. Va bene. Ok, grazie persona inquietante. Ci ha risposto ok, grazie persona inquietante. Va bene, quindi adesso possiamo entrare dentro la nostra casetta. Ok, la chiave funziona. Grazie mille, divinità. Adesso un po' di pisolino di bellezza, mi fanno morire le battute, sinceramente. È stata veramente una giornata estenuante. Ok, ci vediamo domani mattina a Murmur Town. E questo è giorno. Oh, ma quanto è carina lei! Sylvie è veramente adorabile. Allora, abbiamo come missione Go to Town. E poi abbiamo una serie di missioni secondarie che voi non vedete perché sono esattamente dove sono io. E quindi per voi è difficilissimo capire che cosa mi stanno chiedendo di fare. Vediamo se riesco a spostarmi per farvi vedere. Allora, per spostarmi devo fare così. Ok, eccole qua. Eccole là. Vedete che cosa c'è da fare now? Vai in città e fai le varie missioni. Quindi ve le leggo io, visto che purtroppo sono precisamente dove sono io. Letteralmente, potevo perdere in un punto più preciso? No, ovviamente. Allora. Proseguiamo. Va in città. Ah, ma ci sono delle forme di vita allora in questo posto. Al crop shop. Salve. Ehi, ciao. Pensavo che non ci fosse nessun altro di vivo oltre a me. Mi chiamo Silvi, piacere di conoscerti. Ok. Di grandi parole. Ehi, ma tu parli? Sei tu che mi hai dato la borsa con la chiave e le altre cose? Mi hai mandato una lettera per mandarmi, vieni invitarmi qui? Cropper no give, cropper sell. Oh, ok, fantastico. Your name is Cropper. Ok, ho capito. Crop shop, ha senso. Vai, ok, tu compri le mie cose adesso, vero, signorina magica? Compri i semi e co fai crescere le cose. Sì, sicuro. Quindi devo comprargli veramente la roba? Ma comperò per gusto personale 5,5, ma ce li ho questi soldi, vai. Grazie per il tuo gentile acquisto. Addio per adesso. Ma aspetta, cosa devo fare adesso?
pianta le cose, cresci le cose, vendi le cose al Magical Mimic Butter, che sarebbe, immagino, la scatola, perché i Mimic sono le scatole di solito animate. Osserva, esatto, immaginavo intendesse la scatola, esattamente, proprio lei. Va bene, quindi noi praticamente in questo momento dobbiamo andare a piantare le nostre cose, o devo sempre parlare con il nostro caro amico? No, con lui, lui ci vende e basta, lui ci vende. Ok, abbiamo missione Talk to Mr. Greaves. Molto probabilmente Mr. Greaves è la scatola che ci stava fissando prima. Ha un inglese molto semplice, come potete vedere, quindi anche se avete dei problemi magari con la lingua inglese, anzi, questa cosa vi può anche essere utile, perché avere magari difficoltà... Oh, adesso posso raccogliere finalmente. Con la lingua inglese, videogiocare e guardare film, serie in lingua è la cosa che più vi può aiutare, che troverete meno difficoltosa rispetto magari a mettervi a studiare effettivamente inglese. Ok. Salutation, young mage! Benvenuta to Mallory Mansion! Che cosa sei tu? Ah, le mie scuse. Sono conosciuto come Mr. Greaves e sono un mimic. Servo as the housekeeper and tradesman for the Mallory Estate. It is so very nice to make your acquaintance. Ok, grazie, grazie. Il mio nome è Sylvie, piacere di conoscerti. C'è qualche possibilità di trovare appunto la mansion aperta? Mi è stata regalata e vorrei entrarci. Sfortunatamente la mansion deve essere persuasa ad aprire le sue porte. Ti consiglio di considerare di sistemare un po' la città. Questo mostrerà alla mansion le tue intenzioni, il tuo animo puro, e si fiderà di te. Ok, inizierò a lavorare tantissimo, grazie tantissime. Ah, you're most welcome. Before you go, I also wanted to let you know that I can sell any items you might find to procure gold. Ok, quindi è la pattumiera in cui noi lasciamo le cose e ci dai soldi in cambio. Grazie mille, molto bene. Ok, vi chiedo scusa se ogni tanto faccio pausa, ma sono un sacco raffreddata, forse la voce si sente anche, quindi di conseguenza ogni tanto interrompo per fare una bella soffiata di nasino, quindi perdonatemi. Ok, dobbiamo riparare il negozio, parlare con Mr. Greaves e praticamente piantare dei semi come missioni secondarie. Ma posso già? No, perché secondo me ancora non mi hanno dato gli strumenti necessari per appunto fare questa cosa qui. Quindi alla luce di questo non posso ancora interagire in nessun modo con il campo, perché non mi dà nessun segnale. Quindi vado un attimo di nuovo a riparare il negozio. Che quale negozio? Il crop shop è aperto, immagino questo negozio qua. Dobbiamo ribuildarlo, ok. Vogliamo ripararlo? Sì. Ma noi questi soldi non ce li abbiamo. Quindi l'unica cosa che possiamo fare, immagino adesso, è raccogliere collezionabili a giro e venderli tutti a Mr. Greaves. Quando avremo i soldi potremo riparare il negozio. Vediamo l'inventario, che era con la J, se non sbaglio. Ne ho 75. Però vorrei piantare i semi. Non ho un... Vedete, perché nell'inventario non ho materiali con cui appunto interagire con il campo, per quanto mi piacerebbe. Quindi, alla luce di questo, vado intanto a vendere le cose che ho raccolto, che sono due o tre piantine, giusto per fare qualcosa nel frattempo. Allora, signor Mr. Greaves, io devo riparare il negozio, però prima si faccia gentilmente regalare qualche margheritina dalla sottoscritta. Oh! Oh! Qui funziona, eh! Oh, qui funziona. Era in quel campo lì che non funzionava. Forse perché magari i campi dopo si sbloccano più avanti. Ok, piantiamo. Abbastanza immediato. Si decide di piantare e si seleziona quale tipologia di pianta. Ok, queste, che io queste ho scelto. E poi nel campo accanto pianterei le altre 5. Ma sembrano dei pipistrelli le piante, sono bellissimi. No, vorrei le altre, queste, esatto. Sembrano dei pipistrelli, vero? Mi piace un sacco i colori. I colori di questo gioco, che come cambia il colore del paesaggio in base proprio alla... vabbè, ovviamente, il giorno che scorre lo trovo veramente adorabile. Piantiamo anche questi. Questi sono vermi.
Il fatto che le piante non siano i classici carciofi e cavoli lo trovo molto carino, allo stesso tempo un po' creepy, ma penso sia parte integrante del gioco il lato creepy, quindi non mi stupisco di niente. Ma si possono tipo annaffiare? Sembrerebbe di no per il momento. Ok, parliamo con il nostro amico, se si può interagire con lui o forse... Ok, eccolo qua. Allora, senti, io ho da venderti questi. Questi li ho raccolti, pensavo ti potessero interessare. Oh, ecco qua. Madonna, abbiamo fatto un sacco di soldi. 165, siamo praticamente a metà del goal. Visto che è notte, io andrei a dormire e vedrei domani mattina se magari sono spuntate altre cose da raccogliere o se no semplicemente se sono cresciute le nostre piantine. Facciamo passare la giornata e vedete, sono ricresciute alcune piantine che a noi fanno solo che comodo perché siamo poveri e abbiamo un obiettivo comune che è quello di riparare il negozio. Quindi ce le raccogliamo tutte. Mi fa un sacco ridere come cammina lei. Cioè, questo è proprio un classico cozy game all'ennesima potenza, perché quando non puoi speedrunnarti nulla. Questo, ragazzi, io non so in che periodo dell'anno esce, ma se esce intorno ad Halloween ve lo straconsiglio, perché immaginatevi copertina, tazzina con cioccolata caldo o tè caldo in base ai vostri gusti personali, lucine un po' soffuse, tipo di un colore non azzurro come lo tengo io, ma più su un arancione o su un viola, molto da Halloween. E intanto farmate su questo giochino, carinissimo. Ci sta, ci sta, ci sta. Pensandoci quando uscirà il gioco ufficiale, che questa è soltanto una demo e la demo non è credo disponibile per tutti, ma io comunque vi lascio il link qui sotto perché se dovesse essere disponibile potete provarlo con le vostre mani e capite se il gameplay vi interessa. Guardate le mie pianticelle inquietantissime, ma che carini, ma sono dei pipistrelli. Oh, finalmente posso far piovere. No, bellissimo l'effetto della pioggia. Bellissimo l'effetto della pioggia per farli annaffiare. Ah, quindi praticamente non è solo quando raggiungono la barra necessaria. Vedete, questi non hanno ancora necessità. Quando superiamo la barra li possiamo annaffiare. Tutto chiaro. Ok, allora vendiamo questo. Questi che oggi ne abbiamo trovati un po'. Qualche margherita. Oggi non grandi guadagni, ma se non altro possiamo riparare. Costava 300 in totale, possiamo ripararci ovviamente lo shop, quindi alla grande, let's go. Eccolo qua, lo shoppettino. Interagiamoci. L'unica cosa, ecco, i controlli non li prende benissimo, cioè se lo vuoi riparare è difficile interagirci. Ecco, bisogna muoversi un po'. Ok, ce l'ho fatta. Ho abbastanza gold per riparare questo zona, ok. Devo chiedere al signor Greaves di aiutarmi per la riparazione. Va bene, quindi torniamo dalla nostra pattumiera preferita di fiducia. In realtà è un mimic, però mi fa troppo ridere che ha un fiocco con il simbolo della chiave. Non so se l'avete visto, troppo carino. Ah, ciao di nuovo, giovane maga. Come posso aiutarti? Avrei un nome, guardate la faccia arrabbiatissima, avrei un nome. Ah, le mie scuse Silvi, che cosa posso fare per te? Ok, così va bene. Comunque allora, vabbè, volevo riparare il la porta e tutto il resto, potresti aiutarmi? Oh, certo. Lucky already made the arrangements since I knew you would to get funds in no time. Ah, quindi ha già preparato l'occorrente. Ok. You go forth and fix, you can go around town and help the other areas and fix them. Ok, va bene. Ok, when you open the residential area, you won't be able to fix up the house there. We will need a specialty builder for those. Ok, oh, ora inizia il vero, diciamo, clou del gioco. E quindi dobbiamo ottenere la nostra prima magia. Ok, guardate, si è riparato il negozio, signora, ma salve, salve, oh, salve, welcome to Moomoo Town, è così felice di vedere un altro serpente, cioè persona qui, è un'altra persona qui, ah, hey, ciao, nice to meet ya, mio nome è Crux.
Sono Silvi. Volevo appunto dire grazie per aver portato il suo negozio qua nel Matter Island. Non mi aspettavo che fosse qualcuno, insomma, disposto a venire fin qua. My mom has a pretty big reputation that I'm trying to escape. So here I am, looking to buy anything. Vediamo che cosa ci vende la signora. Sono una gorgone. Quindi è tutto comunque non in stile limolinesco, però insomma creature. My mom was big, pretty big with petrifying business. Gorgone, ragazzi, Medusa per intendersi. Quindi petrifying business, potete capire, petrificare. But I prefer keeping my head and keeping my customer. Ah, ecco perché. Perché il suo serpente dorme e le fa da turbante invece di petrificare la gente. Ok. Che cos'è questo? Un libro. Ma che carini! Mages of the Exalted are blessed by the infinite power of the Great Sun. They are barred by the duty of protecting those who would be touched by the lights. Ok. Legarti a questo grimorio è permanente, quindi è una scelta permanente questo sanguinario. Text born from the bowels of forbidden magic. Mages bound with the sanguinary text are feared as some of the most powerful in all the realms. However, they are plagued by the darkness that follows through their eternal life. Ok. E poi abbiamo questo. Forged by the origins of magic, mages blessed by the wilds give life and strength to the world around them. In nature, they find boundless strength and use it in name of growth and prosperity. Oddio, raga, ma questa è una cosa impegnativa. Cioè, uno se sceglie una cosa la deve mantenere. Per fortuna è la beta questa. Per fortuna è la beta. Boh, allora così a occhio. A me mi ispira un sacco questo, sono sincera. Però vado su questo. Vado su questo anche perché qua vedete 75 di vita e 100 di mana. Qui 60 di vita e 100 di mana. Questo 100 di vita e 75 di mana. Conoscendomi nei giochi, solito schianto molto facilmente. Quindi questo. Ok. Ok, see you soon. Avete scomparso una barra qui sotto che non c'era. Create roster, vitality, i tuoi tre incantesimi, mana e i soldi. Ah, e possiamo potenziarli. Abbiamo una nuova sezione Grimorio. Ok. Ok. E come li svolgo gli incantesimi? Ci clicco sopra? No, ma che figata! Ma è molto più, tra virgolette, intricato di quello che sembra. Abbiamo l'incantesimo! Ce l'abbiamo fatta! Con il Grimorio siamo stati in grado di esplodere tutto! Andrei a vedere che cosa c'è di qua. Ma c'è proprio sotto una strada che ti porta da qualche parte. Ma questa è una piazza. Guarda! Oddio, un altare! Che bello! Posso interagire? Una lettera con l'inchiostro fresco. Ok. Quindi il benefattore che mi ha spedito qua in realtà si stava prendendo gioco di me e vuole giocare con me. Ok, giocheremo con il Mastery Game per adesso. Oddio, ho paura. Cos'è so? Ciao di nuovo, Silvi. Sembra che finalmente hai iniziato ad... io embrace lo uso anche in italiano, dicendo embrace, comunque ad accettare, a entrare nel vivo di questo regalo magico. Ora ti condivido un pezzetto del puzzle. The King of Magic have long hidden from the world of man, however it was not always that way. Long ago, Matter Island became a sanctuary. Ok, è diventato un santuario. Quelli che erano rifiutati dal mondo per le loro abilità magiche. Before you stand the memoriam of Umbra, the Witch of Wisdom, she once provided aid to the kings and queens of non-magic folk.
by way of magical insight into the future and the possibilities. She was kind, loved by all, and genius. However, her abilities grew and struck fear in the hearts of men, and, like you, that fear brought fire and persecution upon her. Quindi, insomma, praticamente re e regine c'erano le streghe che aiutavano, e poi ovviamente la gente ha iniziato a temere il potere delle streghe, e quindi questa cosa ha portato paura e ha iniziato a perseguitarle. Quindi una sorta di persecuzione delle streghe è vista dall'alta prospettiva. Ok, quindi ci ha dato delle info molto molto importanti sul fatto che questa isola è dove si sono rifugiati streghe e creature magiche che sono state ripiegate al mondo dei mortali. Fichissimo, fichissimo. Io direi che ci possiamo fermare qui e niente, adesso ne parliamo insieme, però mi sta veramente piacendo un botto e ripeto, non me lo aspettavo così, mi aspettavo tutta un'altra cosa. Ed eccoci qua alla fine di questa esperienza a dir poco surreale. Tutto mi sarei aspettata tranne che questo, che prendesse questa pieca un po' creepy horror, ovviamente sempre in un canone molto molto soft, però comunque ha molto più da dare di quello che sembrava così di impatto. Infatti ero quasi in dubbio se portarvelo o meno, perché ho detto magari è noioso, invece sembra molto molto carino e sicuramente quando uscirà lo vorrò provare più a fondo. E niente, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me finora. È sempre un piacere provare giochi nuovi insieme. Io adoro provare giochi nuovi e condividerlo con voi per me è la soddisfazione più grande. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con tutte le news per quanto riguarda le mie live, che si trovano sul sito Viola tutti i pomeriggi alle 14, escluse alcune eccezioni, ma per sapere quali sono le eccezioni c'è Instagram, dove nelle storie in evidenza vi lascio tutti i giorni la schedule con il programma settimanale e con quello giornaliero, così che ogni giorno guardando le mie stories siete sempre informati. Ovviamente vi invito a iscrivervi qui sul canale per rimanere aggiornati e attivare la campanellina. E detto questo, vi ringrazio tantissimo per il supporto, grazie mille. Siamo quasi 4.000 iscritti, quindi veramente grazie a tutti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Thank you.